A Forio è stato riaperto il punto di quanto è importante. È molto importante, in effetti sul territorio non solo foriano, ma principalmente foriano, fortemente voluto già nel 2019 dall'epoca assessore Angela Albano, attuale vice sindaco, rinnovata la convenzione con la Chires, impresa sociale, proprio per riaprire anche qui, aperto al pubblico, il punto D, che è un punto di ascolto collegato comunque ai servizi territoriali contro la violenza sulle donne. In effetti il punto D non mira soltanto la presa in carico delle vittime di violenza, perché poi sull'isola abbiamo anche il CAV, che è il centro antiviolenza, ma è anche un centro, un punto dove una donna può imparare anche a riconoscere i campanelli d'allarme della violenza, tant'è che usufruiscono dello sportello ormai da anni anche giovanissimi per poter parlare di quali possano essere i campanelli della violenza di genere. Organizziamo anche dei gruppi di auto mutuo aiuto, quindi condividendo le esperienze delle donne, poi c'è la presa in carico di chi è vittima di violenza domestica piuttosto che stalking, e con il supporto anche delle avvocate che fanno parte del punto D, delle psicologhe, delle operatrici antiviolenza, sociologhe, criminologhe, si fa una presa in carico completa e si porta avanti una situazione che non sempre va in denuncia, che tante volte se ne viene fuori anche non denunciando. Nei peggiori dei casi necessarie sono le denunce. Quindi chi vuole rivolgersi a voi, dove si deve recare e che cosa deve fare? Allora, innanzitutto sulla pagina ufficiale su Facebook, che è punto di difesa dei diritti delle donne, ci sono gli orari, i recapiti telefonici sempre attivi, e poi qui al vecchio municipio c'è proprio una sala messa a disposizione. Nei giorni del martedì e il giovedì, il martedì dalle 10 fino alle 17, il giovedì dalle 9.30 fino alle 14, è aperto per tutti, quindi comunque anche senza prenotazione, senza dover chiamare prima. Nelle altre giornate si può chiamare, si può prendere appuntamento. A rotazione ci sono le professioniste del settore, anche perché la nostra equip è tutta specializzata con formazione antiviolenza, quindi dallo specialista in assistenza e tutela per le vittime di violenza, al criminologo, alla psicologa, tutte comunque formate sull'antiviolenza, perché è necessario avere un'attenta formazione, una cospicua formazione, perché non è un campo facile, non va affrontato solo un percorso di sostegno psicologico, a volte può essere utile anche un percorso di ascolto per poter già iniziare a riconoscere di essere vittime di violenza, per poi poter proseguire e venirne fuori.